Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Giornata piena di novità positive, pensavo uscisse Omega Ultra, invece dovremmo aspettare ancora un pochino a quanto pare. Sono usciti invece due nuovi equipaggiamenti per Goku e Vegeta Ultra, davvero devastanti, in particolare quello di Goku. Ve lo mostro subito, l'ho fatto al volo adesso, che oltre a dare Ki Recovery, che comunque è buono per il personaggio perché non si dà chi all'entrata, Strike Attack che con 30% base fa sempre bene, ma soprattutto fino a un 30% di puro sullo Strike Attack se giocato in Saiyan. Questa cosa è follia, vi assicuro che questa percentuale è altissima. Penso una delle più alte, sicuramente la più alta per quanto riguarda lo Strike Attack con il 2 davanti. Comunque sono rimasto sorpreso a vedere un boost così grande per Goku Ultra che ovviamente andremo a giocare oggi nel Saiyan. Avrà anche la Zenkai Bench del nostro buon Goku Red che ho portato a Zenkai 5 e poi piano piano diventerà Zenkai 7 anche lui. Detto questo, andiamo in PvP. Ok, siamo contro Droids, doppio Cell vuol dire doppio Powerful Opponent, ed è ottimo per il nostro Goku, perché come ben sapete abbiamo i danni maggiorati proprio contro questo tag, quindi mi aspetto bei danni, ma non solo in questo game, proprio nel corso dello showcase mi aspetto bei dannetti da questo Goku, sia per l'equipaggiamento, sia perché io ho messo anche la Zenkai Bench, e poi se non erro, penso sia la prima volta che lo provo a stelle rosse, o forse l'ho giocato a 2+ e ci ho portato un video. Comunque a 4 stelle rosse penso di non averlo mai giocato, quindi vediamo un pochino come lo possiamo rivalutare, anche se penso che Vegetozaru sicuramente è meglio come scelta, ma penso anche il Vegeta Super Saiyan 4 Zenkai. Comunque, se voi magari non avete Vegeta LF, non avete gli Zenkai, non ve li siete fatti e giocate questo Goku Ultra perché vi piace o altro, ripeto, fatevi quell'equipaggiamento a Z, mi raccomando, perché avere i pallini arancioni barra rossi su Strike Attack e Strike Attack puro cambia davvero tanto. Ora, perché io non ho i gommini e comunque questo Goku non lo userò nel mio Saiyan, quindi erano un po' di risorse sprecate, l'ho fatto al volo adesso, che comunque con buone percentuali per farvi vedere il cambiamento. Ma voi, se giocate questo Goku, fate la Z. Stessa cosa per Vegeta Ultra, anche lui ha ricevuto un equipaggiamento ottimo con doppia difesa e doppio attacco puro con percentuali minori, ma comunque è must. Intanto qui buono che abbiamo tankato il Rising Rush di 17, pensavo morisse a un certo punto. Quindi se giocate Vegeta Ultra nel vostro Saiyan Saga, stessa cosa, andate a... scusate, Frieza Saga, stessa cosa, andate a fare quell'equipaggiamento a Z, perché ottimo, magari ci porterò anche un video. Intanto, ho visto un po' di danni, ok, sta picchiando decisamente bene, ora vediamo di curarlo in primis perché il Rising Rush ce l'ha shottato. E poi di vedere i danni effettivi contro questo Cell appena rinato. Penso che comunque possiamo shottarli tutti, eh. Doppio Powerful Opponent più colore giallo. Sì, dai. Non penso riescano a tankare nemmeno una combo di questo Goku. Vabbè, qua. A meno che non tiri le blast, la facciamo con la Cover Rescue in tranquillità. Senza rischiare, visto che il mio Goku Ultra ha anche poca vita. Ok, giochiamo un po' aggressivi. Niente, vabbè, ha finito gli switch. Ok. Uno muore, sicuro. E cominciamo, poi. Tiriamo la main. Vediamo se riusciamo ad ammazzare. Ok, sì, madonna mia. Sì. Green, ci buffiamo e tiriamo la nostra ultimate. Comunque il Ki Recovery è ottimo nell'equipaggiamento, perché neanche la green gli dà il Ki a questo povero cristiano. Non so perché hanno fatto sta roba. Ovviamente è shottato. E anche questo 17, due carte ed è stato demolito. GG. Altro Powerful Opponent, davvero ottimo per lo showcase.
Perché sto anche trovando comunque team carini da affrontare, pur essendo inizio season, vi ricordo. E sono curioso, di vedere i danni su colore blu, in questo caso su Broly, che comunque non è ultra tank ed è anche powerful opponent. Penso che riusciamo a fare bei danni anche a lui. Ho sbagliato perché pensavo di schivare, invece non potevo. Quindi ora mi sto subendo i colpi di Zamasu. Verde in mano? Non lo so, non credo. Ok. No, avevo tirato la strike, gioco. Perché non me l'hai presa? Ma quindi possiamo vedere la barretta avversaria? Ah, ok, si può vedere l'unique gauge dell'avversario. Pensavo di no. Ok. Ancora non l'ha caricata, siamo tranquilli. Questo cell è preso i tap, anche se un pochino ci sta facendo dei danni. E si ingrascia in mano, no? Ok, bene. Facciamo così. Vorrei entrare in combo. Oh, vediamo un attimo su Broly quanto riusciamo a fare, eh. Cover sulle strike dietro, ma credo che rimanga. Buoni, buonissimi danni. Lo stiamo shottando. Sì, lo stiamo shottando. Questo è tipo colore neutro, guardate. Buoni, buoni, buoni. Comunque, sicuramente anche l'equipaggiamento fa molto, fidatevi. Perfetto. Il primo ce lo siamo tolti. Era anche il colore più fastidioso. Allora, qui ho in teoria. Sì, dai, tiriamo sta ultimate. Volevo far entrare Goku Ultra, solo che altri 2 secondi, quindi entrava senza carte in mano. A questo punto tiriamo sta ultimate e buona. È sopravvissuto? Ed è rimasto 200k. Ok, questa ce la prendiamo. Sempre paura di una grind in mano. No, ho sbagliato il timing. Clash, clash. Buono, 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 buono. Ok. 993, perfetto. Ha fatto 100 in meno. Un andato e adesso proviamo a tirare l'ultimate su Cell là. Finiamo in bellezza. No, c'era schivata questa rip. La green è pure lenta. La verde è un pochino. Ok, pesca due carte e ci buffa, eh. È solo che non ti dà il Ki per tirarle. Ed è anche lenta di animazione. Potevano decisamente creare qualcosa di meglio. Si è anche buffato, dobbiamo stare attenti, ora ce l'ho sciolta. Infatti già più di metà HP. Ok, dai, voglio finirla di ultimate. Perfetto, metà HP glieli fa sicuro. Vediamo, ma penso di sì, anche col damage reduction. Sì. È il compleanno mio, altro powerful opponent, non le sto nemmeno cercando, è una dopo l'altra. Solo powerful opponent su powerful opponent. Non male. Abbiamo anche qui Broly, Zamasu e Cell, credo la stessa della scorsa partita. Ok. Questo switch è un po' rischioso perché abbiamo fatto prendere i buff, si è anche ripreso la vita, ecco, e non siamo andati in combo, è quello che mi preoccupava. Quindi qui dovrò riswitchare. E ribuffare questo Broly purtroppo, ma almeno non c'è i crit di Bardock dietro, infatti si sentono. Senza crit è sicuramente più ridimensionato questo Broly. Ok? Sta laghicchiando. Sta laghicchiando. Non si va più in combo. Oh, finalmente. Facciamo entrare Goku. Ma sapete che potrei andare all-in? Secondo me lo ammazziamo. Verde, ci buffiamo. Sì, potrà anche tirare le strike, però. Boh, dai, andiamo direttamente di ultimate. Voglio vedere se riusciamo a fargli questi 900.000. Sì, bello, più di un milioncino qui. Tanta roba. Anche qui comunque penso siano bei danni anche su Cell. Tre quarti volati. Eh sì, ragazzi, contro il powerful opponent, soprattutto con l'equip nuovo, picchia davvero un sacco. Vabbè, Zamasu è anche squishy, ma 2 strike l'abbiamo demolito, tiriamo il Rising Rush e ha quittato. RIP. Ok, siamo contro Gotki e ci sta Zamasu, che è sempre powerful opponent. Devo dire che il powerful opponent in generale come tag è molto diffuso, tra i vari team. Almeno Regeneration, Droids, powerful opponent stesso,
anche nel Future, comunque, e nel God Key, per esempio, con Zamasu, ci stanno sempre. Qualche powerful opponent spunta sempre fuori ed è buono, soprattutto per Goku Ultra, avendo i buff proprio contro questo tag. Mi viene in mente anche Gogeta Blue, per esempio, che prima magari erano meno diffusi. Ci stavano, sì, ma erano meno diffusi. Adesso invece in tutti i tag qualche personaggio super giù lo becchi, tranne Saiyan e Hybrid, comunque i tag con i personaggi buoni lì non li troverete. Zamasu, mi spiace, ma ti ho dovuto shottare con la Special Lock. Era troppo invitante per non farlo. E mettiamo adesso Goku Ultra. Questa Vados, se la prendiamo, la scoppiamo. Peccato che adesso è entrata in combo. Non mi aspettavo la strike dritta per dritta senza fare niente, ok? La tanchiamo con Vegeta? Penso che rimanga anche vivo. Comunque in tutto questo sto continuando a pullare da Cell con le CC gratis, non sto shoppando per adesso. E sono arrivato a prendere le 4 stelle, ovvero le 600 multi-Z con lo shop, le medagliette. Adesso mi manca una sola copia, credo che poi userò anche le crono del PvP. Ovviamente se riuscirò a farlo 6 sarete i primi a saperlo con un post community. Perché ho paura, non lo so, di spenderci troppo e poi arrivo fino al Black Friday o comunque a ridosso del Black Friday senza crono e ancora quel sell a 4, a quel punto impazzirei. Quindi sto un attimo valutando se aspettare magari uno di quei banner con 3000 crono e ti danno le 600 multi-Z. Oh, buono qui il timing preso e con questa ultimate. Vado, se mi sa che ti vai a fare una bella dormita. Eh sì, eh sì, eh sì, mamma mia. 2 milioncini 8, una Blast e una Ultimate. Perfetto. E qui la chiudiamo. GG. Siamo contro Hybrid, abbiamo il nostro personaggio preferito, Gohan Revival. Vedremo un po' come girerà contro il nostro Saiyan. È la terza o quarta volta che lo becco. E penso che l'abbiate anche visto in video, sì. L'ho commentato in maniera, diciamo, non troppo carina, ma se lo merita. Vediamo se ci stupirà in questo game. Ah, che noia, la cover sulle blast di Mirai. Andiamolo subito via. Ecco, effettivamente in hybrid contro Cheatku potrebbe dare il suo, perché hybrid e Cheatku lo soffre particolarmente, non avendo un verde forte per contrastarlo e comunque essendo anche ranged con l'equipaggiamento anti-hybrid mi fa davvero un sacco di danni. È sicuramente la condizione di vittoria migliore che ha Saiyan contro quel team. Magari avere un Gon Revival, ovvero una scelta verde con il revive che comunque dovrebbe fare qualche danno, potrebbe essere fastidioso per il nostro Cheatku, ma lo scopriremo subito. Non c'è problema. Ok. Buono che la prima vita è già andata, perché questo hybrid ha 6 vite, effettivamente, sì. Perché? Oddio mio. Non so perché non mi partono mai le strike in tempo, sui Tackle. Mamma mia, certo che parlo troppo presto. qui magari dovevo far morire Goku Ultra, ma è lo showcase, quindi. Cheatku, mi dispiace, ma sarei sacrificato e ora questa partita è in salita. Eh sì. È davvero in salita senza di te. Vediamo un attimo di glacciare. Ok, abbiamo Goku Ultra che deve praticamente fare tutto da solo, bene o male, perché Vegeta sarà funzionale come supporto, ma danni davvero poco. Mi ero anche scordato della cover sulle strike, ottimo. E qua ci prendiamo anche la combo. Ok, diciamo che per glacciare non è il massimo. Non è un buon inizio. Ok. Anche questo PV non è il massimo. Allora calmi, ho ancora la vita di Vegeta, cioè la main. Quindi possiamo. Perfetto. Possiamo curarci. Oh, e finalmente siamo entrati in combo, ce l'abbiamo fatta. Mirai devastato con una strike. Mamma mia però, che fastidio. Ovviamente non lui, eh. Il revive. Vabbè, la meccanica.
Perché le Syndra non posso tirarlo, ora sono costretto anche a prendermi una combo. Mettiamo Vegeta Angel che... Non so se ho finito le cure, forse 3 switch le abbiamo fatti. Vediamo. Ok. Ci muore questo Mirai? O ha di nuovo Gon dietro? No, finalmente è morto, ce l'abbiamo fatta. Uno è morto, ora lui ha ancora il revive, ma adesso glielo togliamo subito, tranquilli. Eccoci. E ci rimangono 2 vite, ci siamo. Questo game è infinito. Poi clacciare contro Hybrid che ha 6 vite. Mio Dio. Un divertimento, giuro. Ok, Gon. Va bene. Se riesco a prendere lui, lo shottiamo. Perfetto. Dovrebbe essere one shot, in teoria. Un milioncino in 6 lisci da quest'ultimate me li aspetto. Perfetto, 2 milioni e 8, ok. Ci prendiamo la special di Gohan. Wow, potentissima. Veramente un carro. GG. Ok, ragazzi, già si sente la differenza in danni con l'equipaggiamento che non è nemmeno Z, soprattutto contro Powerful Opponent ha fatto i buchi il nostro buon Goku. Rimane sicuramente la terza scelta come minimo nel Saiyan. Ma per chi lo stesse utilizzando come main rosso, fidatevi che è un buff non indifferente. Io vi saluto e noi ci vediamo domani con un prossimo showcase.